Wax delle donne nel pallone per Nova Stadio speciale mondiale. Che meraviglia, accanto a me come al solito la Buriani, la Cattaneo. Buonasera, perché ridete? Buonasera. La Cattaneo, la Buriani, Stefania, Francesca, Francesca, Stefania. Siamo intercambiabili, insomma. E interiste, soprattutto. Basta che ci sia Inter di mezzo e poi siamo contente. Alla grande, le notizie sull'Inter le avete sentite, le prossime le ascolterete con Michele Marchetti, ma noi adesso parliamo di cose serie. Ecco, mi sembra evidente. Tra l'altro... Non urlate lì in fondo, per favore, grazie. Tra l'altro, per quanto riguarda l'Inter, visto che... ne vogliamo parlare subito. Oggi sulla nostra pagina Instagram Wax le donne nel pallone abbiamo fatto un sondaggione. Ah, e perché certo. Si parlava appunto di Nainggolan, che hanno proposto 22 milioni più un giovane. Allora abbiamo chiesto se sarà questo il colpaccio dell'Inter oppure no. E se la stanno giocando per il momento. Anche se per ora all'ultimo momento è in vantaggio colpaccio dell'Inter, sì, col 68% dei voti. Alla grande. Dove hai detto che lo troviamo? Siamo, cara. Su Wax, le donne Facebook. Nel pallone. È sulla nostra pagina Instagram. Story, dove però, se fossi in te, non lo promuoverei troppo in tele, perché c'è anche una tua storia compromettente. Allora evitiamo, perché vengono soltanto per disturbare me. Ecco, Luciano che si trucca. Mi pettico pure. Vai, corriamo alla grande. Qui, anche le miss si truccano, eh? Anche le miss dei mondiali. Infatti Charlotte Pirroni. Pirroni, non Pirroni. Charlotte Pirroni, sì, la prima di cui parliamo, eccola qui, bellissima, sì. Miss Costa Azzurra e compagna di Florian Thauvin, penso di averlo detto bene, eccoli qua. E lei fa, l'anno scorso ha fatto dei video su YouTube su come fare addirittura una dieta detox homemade. Vi spiega tutti i passaggi per fare questi beveroni, per dimagrire, insomma, per diventare belli come lei. Funzionano, non lo sembra so. Di sì. Potremmo provare a farli e poi vediamo. Ti manderemo anche una nostra foto. No, possiamo provarli con Luciano e vediamo se migliora. Avete iniziato male con me, però continuiamo. Guarda come se la ridono. Nel frattempo c'è una tua collega. Chi? Pilar Rubio, la moglie ormai, madre dei figli di Sergio Ramos, difensore capitano della Spagna. Tra l'altro è più grande di lui, dalla foto non si nota, però di 8 anni. Lei tra l'altro ha studiato economia, poi è stata la migliore giornalista dell'anno, è stata anche tra le donne più sexy, considerata tra le donne più sexy, e diciamo che... Ha fatto il colpaccio dopo. Ha fatto il colpaccio. Sei d'accordo, Luciano? Ecco, lei sì, che ha fatto il colpaccio, poi... Ha studiato, ha lavorato, ha fatto tutto, ma è più comodo stare con Ramos. Vabbè, hai fatto bene, cara Pilar Rubio. E quindi sarà una di quelle sotto torchio ai mondiali, ma non è la sola. Non è la sola, perché se la contendono questo titolo di Miss Mondiale, se la contendono tantissime modelle. E la prossima è Alexandra Elga, compagna di Sigurdsson, sì. Bravissima, hai visto come che si è lei, indicata? Vero, sì. Centrocampista esatto della nazionale islandese. Lei è stata Miss Islanda nel 2008. Beh, tipica figura islandese. Beh, esatto, mi sa che anche una adesso più bella dell'altra. Luciano. 2008 hai detto? 2008. 10 anni fa, va bene. Complimenti. Complimenti, 10 anni fa. C'è anche Jessica Sterling, che è la compagna di Ospina, no? David Ospina, il portiere della nazionale colombiana. Praticamente la loro storia è curiosa. Tu adesso li vedi così tanto affiatati, ma loro prima di conoscerci, insomma, di entrare, diventare appunto una coppia affiatata, si sono messaggiati, si sono telefonati per 6 mesi. Brava! Dopodiché, appunto... Si mandavano anche le lettere. Si mandavano anche le lettere. Che romantici. Piaccioni viaggiatori. Sì. Posso mandare quella foto, cara? Sì, ma anche questa. Se no mi picchiano. Manda Trump. Anche questa. Ah, è lei. Pavar questa, veramente. Vedi, lui le scrive messaggi d'amore. Questa è un'altra. Era sempre messaggini, questa volta sì. Questa è quella scrivano. Giusta. Guarda quelli lì a sinistra. Giusta. Guarda quei due a sinistra. Ci sono innamorati. Si sono innamorati pure loro. Invece c'è l'amore nell'aria. Quella successiva è Rachel Regren Trapani. Esatto, anche lei... Un'altra Miss Francia 2007, nuova compagna di Benjamin Pavard, difensore della nazionale transalpina. Anche lui le manda cuori e messaggini su Instagram, insomma. Ma ormai funziona, è diventato, no? Il centro funziona. A quanto pare queste Miss sono state tutte conquistate dai big del mondiale di cui stiamo parlando. Esatto. Mondo grande. Va bene, è quel nuovo modo allora, di Allora, poi andiamo avanti, perché chi c'è? Dele Alli!
tutte le ali. Allora, per lui abbiamo Ruby Mae, che è questa bellissima donna. Vabbè, lui, insomma, lo conosciamo, centrocampista della nazionale inglese, ma lei chi è? Lei è stata una modella per Dolce Gabbana, per Chanel, tra l'altro ha anche 55.000 follower su Instagram, e insieme hanno messo insieme un'agendina, un'agendina di commercio online che tra l'altro sta andando benissimo negli under 30, ha già fatto il più 50% nell'ultimo trimestre, quindi diciamo che le cose vanno benone per loro. Eh sì. Quindi lei meglio di lui, diciamo, ecco, negli affari, in tal senso. Va bene, passiamo a chi, cara? Passiamo a un'altra delle più sexy di questo mondiale, Annie Kilner, moglie di Kyle Walker. Che dovrebbe essere questa qui, vero? Che non è Paul Walker. Non è Paul Walker, un altro, ovviamente. Però vi e lei? E lei, questo è madre e l'unico figlio del terzino del Manchester City, e lui racconta in un'intervista che... lui è talmente ossessionato dalla pulizia, dall'ordine e da tutte queste cose che spesso lei rischia di impazzire. Insomma, è uno dei motivi per cui litigano, perché lui è ossessionato. Vi lamentate sempre voi donne, l'unico che pulisce, l'unico che fa, uomo, l'unico uomo che lava, pulisce, dopo mette me... a posto, ossessionato dall'ordine, a lei ha non va bene. La disordinata, è tipico. Se lo lascia magari va. Bene. Tu sei ordinato? Guarda. Lasciate perdere. Krikoviak, francese. No. Ci sono, occhio, guardate. Ora compaiono tra poco, forse. Ma non lo so. Vabbè, non importa. Abbiamo Clelia Jonah, che è la sua fidanzata. Questi nomi sono un po' complicati, anche perché andando nei mondiali, stiamo andando praticamente nelle nazionali, vabbè, ci sono quelle più famose, ci sono anche un po' quelle meno famose. Comunque, vabbè, lui lo conosciamo perché è centrocampista della nazionale polacca. E lei... è la sua cara mogliettina al seguito, ed è talmente tanto al seguito che se voi cliccate su Google il suo nome vi esce un video, chiaramente nella loro lingua, però è facile di comprensione anche perché loro aprono le porte della loro casa. Se ci siamo riuscite noi. Se ci siamo riuscite noi. quando stavano a Siviglia, praticamente c'è questa super mega villona dove loro vi fanno fare il tour e c'è la piscina, bellissimo, ci sono i vari balconi, la cucina. E ma vi dicono cose... ciao poveri. E vi dicono ciao poveri perché c'è anche il biglietto. Biliardo, guarda, di più, cioè, non ci si può annoiare lì, Luciano. No, no. No, e quindi alla faccia di nostra. Se la godono parecchio. Alla grande. Ma passiamo al centrocampista della nazionale russa, Dmitry Tarasov. Che è lui? Questa no, ecco, non è lui, è il centrocampista. Lei è Anastasia Tarasova. E una bellissima notizia, lei è incinta, pubblica su Instagram tantissime foto col pancione. Qua non sembra, questa è una foto senza, però vi assicuriamo che se andate a cercare lei ce l'ha. Il test l'ha fatto lei. Per lui. La sua dottoressa di fiducia. Esatto, e anche lei, un'altra delle miss di questo mondiale nel 2014, è stata Miss Mondo Russia. E te credo pure. Allora, se questo, lui era Tarasov ed è Tarasova, noi abbiamo Lewandowski, Lewandowska. Sì. Praticamente... Ne parliamo tra poco, cara. Ne parliamo però, tra poco. Sono le ore 20 e adesso dobbiamo lanciare una cosa fondamentale. La cioè... pubblicità, però abbiamo tantissime news. Infatti corriamo, pubblicità, vai! Di nuovo in diretta Wax, le donne nel pallone, finalmente il momento che attendo da più di un'ora e mezza da quando ho scoperto questa notizia, vai! Ovvero Lewandowski, Lewandowska, era questa la notizia. Lewandowska, fantastico. Va bene, comunque lei, vi facciamo vedere un'immagine, abbiamo parlato di parlato, la moglie di Robert, l'attaccante della nazionale polacca, sicuramente si farà notare per bellezza, simpatia e per anche le sue doti di trainer, fitness woman, nutrizionista, vanno alla grandissima. Campionessa del mondo di karate, io ve lo ricordo. Come te, che ti tira... Certo. Cioè. Però c'è un altro campione indiscusso. Esatto, lei non è una che si fa notare, diciamo che sui social un po' sì, un po' no. Ma lui sì. Lui sì. Eccola qua, Antonella Rocuzzo. Si conoscono ben da quando lui aveva 5 anni. Lui l'ha vista crescere, sono cresciuti insieme. E l'unica volta in cui lei ha preso una posizione davanti ai media, davanti alla stampa, è stato quando si diceva che il povero Leo Messi avesse una tresca con la compagna di un giocatore della sua stessa squadra. Quindi lei prese le redini di tutto questo gossip e disse: sono tutte balle. Però mai sapremo qual lei è la dice, verità. Ovviamente io, secondo me ha ragione Messi. Certo. Che quindi da quando hanno 5 anni
che si frequentano, diciamo, si conoscono. Sì, è una tresca gestata, pare che lui sia innamoratissimo, si vociferano di questi flirt. But love is in the air. E noi andiamo avanti, abbiamo Brittany Gastineau, che è la fidanzata di Courtois, il portiere della nazionale belga. Ed è, vabbè, qui manca forse lo sguardo. Sì, ma la parte fondamentale. La parte fondamentale, cioè, però, insomma, li vedete, cioè, lui a che confronto. Urla, ecco. Esatto, lui urla per tutti perché è una bellissima donna. Invece c'è chi urla da sola perché è una cantante anche, che è Edurne. Che ma lei? Prima ce n'è un'altra. Prima ce n'è un'altra, Bruna Marquezine. Lei? Marchesine, vedi? Io quando c'è troppo spagnoleggiante mi si attorciglia la lingua. E lei? Fidanzata di Neymar. Bravo Neymar, attrice, modella brasiliana, eccoli, bellissima. Qui era, questa foto era appunto per farvi vedere il corpo statuario della modella. Hanno appena pubblicato una foto, lui ha appena fatto una dichiarazione d'amore e hanno l'hashtag tipo i Ferragnit. Cose di alto livello, la Satta e Boateng, Satteng. Satteng. Esatto, se io mi incrocio con mio fidanzato viene Francescanu, non so se, va bene. Salutiamolo, ci ascolta. Salutiamo Danilo. Ecco, e alza la mano Neymar. Ecco, e loro, lui ha appena pubblicato una foto con Brumar, che è il loro hashtag, che sta per Bruna e Neymar insieme, e insomma sono veramente terribili. Brumar sembra un medicinale. Però lui è uno molto, ma molto sensibile, perché ultimamente la televisione Globo TV ha ricreato negli studi televisivi di questo programma la casa in cui lui è cresciuto, dove sognava di diventare calciatore e di avere successo. Lui quando era in infortunio si era rotto il metatarso, se non sbaglio, è tornato in questa casa dove è cresciuto e si è messo a piangere, si è commosso. Anche i Neymar hanno un cuore. È un sensibilone. È un portafoglio enorme adesso. È un portafoglio, ce l'ha anche la moglie di De Gea, che è Edurne, la cantante. Lei, appunto, è la moglie del portiere della nazionale spagnola, è diventata un po' famosa, diciamo, con l'operazione Trionfo Spagnola, per intenderci, però da lì è partita la sua carriera e devo dire che vuoi per il marito celebre, vuoi per le sue doti canore, di fatto è abbastanza conosciuta e ancora oggi ne parliamo. Sì. Ma un'altra conosciutissima, soprattutto sui social, è lei. Ed è l'unica italiana. L'unica italiana, mostra un'espressione simpatica. Intelligente, sicuramente. Non volevo dirlo io. Ginevra Lambruschi. Sì. È ormai una delle super influencers che troviamo su Instagram. È passata da Nicolò Bettarini, figlio del calciatore Bettarini e Simona Ventura, a il cantante dei The Colors. Non ci credo, sì. Non lo so. Fai l'elenco. Altri non li so ufficialmente. E ora? Adesso pare che sia la nuova fiamma di Dybala. Esatto, la sua ex ha anche appunto dichiarato che tra loro è finita, perché lui è diventato sempre più famoso e ha avuto sempre, diciamo, più chance con Champs-Élysées, questa è un'altra storia. E poi lo dico, guardano me tra l'altro, come per cercare la tua approvazione rido, su queste battute. Sì, però Luciano non le capisce. E magari ne capirebbe James Rodriguez, della nazionale colombiana, ed è questa è Helga Lovecati, che è la sua donna. Dopodiché abbiamo Areola, moglie di Alfonso Areola. Ma Luciano, sono Areola. Difficili, noi non siamo così internationals. Neanche loro. Lui è portiere della nazionale francese, non si trova molto, insomma, su di loro su internet, perché sono una coppia che, insomma, si lava i panni in casa propria. Cioè, hai perso 3 giorni a cercare, adesso stai lanciando un appello e non hai trovato. Pubblicate perché abbiamo bisogno. Un po' di più. Invece anche Vermaelen con la moglie Polly Porson, lui è difensore della nazionale belga. Lei Bella. Ha 34 anni, è bellissima, è una presentatrice TV, e con lui ha fatto 2 figli che sono Raf e Ace. Tipo Ace Ventura. Ma si chiama in pugliese, lo dice. Chiamalo Giro come Ace Ventura, tipo. Normale che sono. Ma ecco un'altra top dei top dei top. La più famosa forse. Altro che Edurne. Shakira.
compagno di Gerard Piqué, difensore della Spagna. Ma ultimamente, vi racconto un bel gossip che abbiamo scoperto, hanno avuto una piccola disavventura, perché mentre lui è stato spedito ai mondiali, lei era da qualche altra parte, non si sa bene dove. No. Gli sono entrati i ladri in casa, hanno svaligiato tutto il loro appartamento nel cuore di Barcellona, trafugando orologi, denaro, gioielli, insomma di tutto e di più della coppia che ora ha problemi economici. Sì, sì. Allora, Ter Stegen con la moglie Daniela Gele, e lui è portiere della nazionale tedesca. Loro sono neosposini, stavano insieme da 5 anni, poi lui a febbraio ha fatto l'annuncio del fidanzamento ufficiale in un live su Facebook. Tu pensa, potevamo farlo noi, e invece sì. Quanto abbiamo, perché abbiamo anche tutte le vacanze di quelli non convocati. 4 minuti, 5. Corriamo? Ok, partiamo. L'ultima. Vai. L'ultima dei mondialoni è Cristiano Ronaldo. Eccola qui, la sua bellissima Georgina. È lei una delle wax più fotografate di questi mondiali. E lui, per non perdere l'allenamento e per stare sempre in forma, fa vedere che loro due, stando sempre insieme, si allenano anche insieme, non si mollano un secondo. Lei ha pubblicato dei Stefania sbuffa, dei selfie e delle foto di loro nella palestra che hanno a casa, mentre si allenano insieme per stare in forma, capito? E invece c'è chi ha fatto l'usore lumare l'usalento, e sono Vicky Varga, la modella ungherese, la fidanzata di Pelé, come vedete, anche se senza maglia e senza scarpini si fa a fatica a riconoscerlo qui, ma comunque erano stati in Salento. Oggi sono stati a Ibiza e Formentera, che è una delle mete più gettonate di queste vacanze, anche dei non convocati ai mondiali di queste wax. Tagliando, quindi e qui piove. Vabbè, avanti. Ma per tanti che stanno insieme è arrivato anche il momento, purtroppo, di qualcuno che si è lasciato. È uscito su tutti i giornali ultimamente, di Alessandro Del Piero e Sonia Moruso, che dopo ben 19 anni e 3 figli si sono separati, hanno divorziato da almeno 2 anni che non postavano foto insieme, e sembrava che le cose fossero andate a posto, invece un uccellino ce l'ha detto, l'uccellino di Del Piero ci ha detto, insomma, che si è lasciato. L'hanno capita, secondo me. È vero, non lo so. L'unico che in tele parla con un uccellino da anni è Del Piero nella pubblicità. Quindi si sono lasciati, ormai non stanno più insieme. Ai noi 3 figli, no, si va avanti. Dovete esultare, perché adesso c'è la corsa a capire chi sarà la nuova Del Piera. La Del Piera, esatto, ormai perché c'è il Totto. Luciano ha capito come funziona con i cognomi. Invece c'è chi ancora sta insieme, sono Amra e Edin Dzeko, che sono stati pizzicati a Dubai insieme in una vacanza, che sai, le vacanze selvagge sono quelle che stanno andando meglio, ma c'è chi anche va nel canonico Maldive. Canonico Maldive per Jessica e Immobile, sì. Bravo Luciano e Ciro. Come si può notare dal paesaggio, queste sono le classiche Maldive. Sì, sì, l'abbiamo notate tutte. Ci sono le boe, sì. E la vegetazione. Sì, bene. Esatto, poi avremo Carla Pereira e Diego Simeone, che stanno a Bora Bora. Ma non sono i soli, perché a Bora Bora abbiamo anche Claudia Manzanella e Lorenzo Tonelli, che stanno in viaggio di nozze, che il difensore del Napoli con Claudia, che sono in luna di miele, e hanno scelto anche loro Bora Bora. A proposito di luna di miele, ormai non è più la loro luna di miele, ma diciamo che la loro seconda luna di miele, Roberta Sinopoli e Marchisio a Ibiza hanno preso un bellissimo aereo, hanno caricato tutti i loro amici per festeggiare i loro 10 anni insieme. Infatti lei è vestita di bianco sposa, lui pure, e hanno appunto festeggiato 10 anni di unione, ogni giorno più bello del precedente, insomma tutti gli amici erano tutti lì. Hai capito, erano dove ci invita lì adesso? Invece non ci hanno invitato, sono andati un po' in solitaria Wanda Nara e Icardi, che dopo i safari, dopo essere andati qui, dopo essere andati là, sono stati anche alle Seychelles e hanno postato degli scatti. Cioè abbiamo fatto fatica a selezionarli, perché Wanda Nara ha dato il meglio di sé, come classica possiamo vedere dalla foto. Imbarazzata. Ah, la Satta, voglio vedere. Satta e Boateng, che se li uniamo, famiglia Satteng, come piace a loro essere chiamati. Satteng, allora Boatta. Tu devi avere l'hashtag ufficiale, Luciano, non esatto. Puoi inventare hashtag. Quando si sono messi insieme ufficialmente, lui aveva i sedili della macchina
con ricamato sopra hashtag Satteng. Che bello. Noi li abbiamo visti i sedili della macchina. Se vedessi i miei come sono belli puliti. Con i peli dei cani. Li vediamo. Non sono i soli perché... È l'ultima. No. Mi sa di sì. No. Chi vuoi fare? Martina Maccari e Leonardo Bonucci, perché sono stati in Canada e sono andati a vedere GP nel box di Vettel con tutta la family. Dai, ti dico solo questo. Anche Capri è una delle mete più gettonate. Ci è andato Pato con la nuova fiamma, la modella canadese Danielle Natson. Sì. Si sono fotografati anche a Milano. Avevamo tantissimi. Dai, falli. Andiamo avanti. Petagna con Charlie Sanders. Oh. Eccoli qua, sono partiti anche loro, non si sa. Los Angeles e New York. Esatto, hanno puntato sull'America. Ultima, Francesca Fantuzzi e Berardi del Sassuolo sono a Jesolo. E adesso noi vorremmo fare un appello. Cioè, abbiamo visto Bora Bora, abbiamo visto le Seychelles, abbiamo visto Ibiza, abbiamo visto Formentera e questo me la porta a Jesolo. E ti butto l'ultima, Rugani e la Persico sono a Disneyland. Sparano storie e chissà come finirà. Ha parlato. E senza bambini. Loro non fanno storie con Luciano Rindone. È stato bravissimo, non ha sbagliato nulla oggi, dovete ammetterlo. Bravi. Alla grande, bravi. Ma sono loro le regine di questa trasmissione, meritano gli applausi. Stefania Cattaneo, Francesca Buriani. Vi salutiamo. Ci vediamo in replica alle 23:30. Ma anche sui social. Instagram, Wax, Le Donne nel Pallone, Facebook, così rispondete a tutti i nostri sondaggioni. E su YouTube. Vai Marchetti, t'ho rubato almeno 2 minuti. Ciao a tutti.